Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi porto alla Fiera del Cioccolato. Ebbene sì, perché io nello scorso weekend sono andata alla Fiera del Cioccolato nella mia città, c'erano gli artigiani del cioccolato, vendevano cioccolato, c'era un profumo di cioccolato da tutte le parti. È stata una cosa veramente incredibile perché comunque c'erano tantissimi banchetti, era una fiera piccolina, però in realtà poi molto, molto piena perché c'erano comunque molti banchetti. Tutti con tipi di cioccolato diversi, quindi insomma una cosa veramente golosa. Quindi adesso io vi porto con me perché vi faccio vedere tutto quello che ho visto, vi faccio vedere questi cioccolatini un po' particolari, queste sculture di cioccolato un po' natalizie perché c'era un banco che faceva appunto delle casette di cioccolato, dei presepi di cioccolato molto carini. Insomma, basta con le chiacchiere, andiamo a mangiarci un po' di cioccolato insieme. Ecco, siamo arrivati, siamo alla Fiera del Cioccolato, qui c'è il manifesto, siamo all'ingresso, questa è la piazza, Piazza De Ferrari, in cui appunto si trova la fiera, e cominciamo con i primi banchetti. Mamma mia, ragazzi, quanto cioccolato! Mamma mia! Qui ci sono tutte queste palline colorate, sono veramente bellissime, mi attirano tantissimo. Qui ci sono i gianduiotti che invece mi attirano meno, ma devo dire che visti così, quasi quasi. Le creme spalmabili a tutti i gusti, senza zucchero, alle nocciole, questi cioccolatini bellissimi che hanno fatto gli artigiani. Io vi ricordo che tutte queste cose sono state fatte a mano dagli artigiani del cioccolato. Qua abbiamo di nuovo le palline, a me queste palline attirano, quasi quasi me le compro. Qui abbiamo i cioccolatini fatti a mano, sono veramente carini, proprio belli, cioè a parte la golosità che suscitano perché me li mangerei tutti, però effettivamente sono molto carini. Qua c'è questo cremino gigantesco che è bello, proprio bello. Questo anche è bellissimo, questo banco con i cioccolatini rossi col cremino davanti, questi barattoli di vetro pieni di cioccolatini in tutti i gusti, sono incredibili e sono belli anche questi dischi di cioccolato. Andiamo avanti, vediamo un po', qua ci sono ancora dei dischi di cioccolato, proseguiamo la nostra passeggiata alla fiera, qui abbiamo questi torroncini fantastici. Qua c'è un profumo che voi non potete immaginare, vi assicuro che è inebriante. Qua abbiamo tutte le creme spalmabili di tutti i gusti possibili e immaginabili. Qui abbiamo il cioccolato colorato, bellissimo anche questo, fantastico. Questo è quello che mi attira di più. A me il cioccolato classico mi attira proprio. Questo anche è bellissimo perché abbiamo questi cremini, queste cose. Questo è un banco interessante perché c'è il fondente, c'è le mandorle. Questi anche sono molto carini, questi cioccolatini. Mi ispirano, ragazzi, mi ispirano. Qua abbiamo la crema, la fontana di cioccolato, così la cioccolata liquida. Qui abbiamo le classiche tavolette, però veramente sono interessanti, eh. Qui abbiamo le confezioni regalo con tutti i cioccolatini. Fantastico, belli. Questi sono bellissimi, ragazzi. Questi qua. Questo ha fatto proprio gli attrezzi da lavoro, le forbici ed è tutto di cioccolato. Fantastico. Queste belle anche le bacchette magiche con la stellina. Guarda che bello. Ah, fantastico. Qui abbiamo il cioccolato da bere perché non basta mangiarlo, lo dobbiamo anche bere. Ed ecco qua che lo possiamo bere di nuovo perché abbiamo quello liquido. Buonissimo perché ha un profumo delizioso. Anche questi sono molto carini, sempre fatti a mano. Vediamo un po'. Ah, questi qua. Questi non li ho mai assaggiati io, pensate, li ho sempre visti. I salamini di cioccolato, belli, belli. Andiamo via perché qui, se no. Questi, oh, che carini, a cuore ti voglio bene. Belli, anche questa è una bella idea, regalo. Abbiamo anche le lettere, sempre di cioccolato al latte e cioccolato fondente, molto carine. Questa è una bellissima praliniera artigianale con tutte queste scorzette candite. Qui abbiamo il cioccolato da passeggio, quello col bastoncino da portarci in giro. Ecco le casette di Natale, bellissime. Questo artigiano ha fatto il presepe di cioccolato bianco e cioccolato fondente, fantastico. E per finire il gianduiotto gigantesco, bello, proprio bella questa fiera, carina, c'è un profumo.
Ecco, questa è stata la mia giornata alla Fiera del Cioccolato. Come voi potete immaginare, è stato veramente incredibile perché avrei comprato qualsiasi cosa perché ogni angolo era veramente pieno di cioccolato e quindi faceva venire letteralmente l'acquolina in bocca, ma insomma sono stata bravissima e in realtà poi ho resistito abbastanza, quindi ho evitato di riempirmi la casa di cioccolato, ma è stata comunque una bellissima giornata. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e se vi è piaciuto anche il cioccolato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, un bacio!